Vorrei sottolineare una grandissima partecipazione, sono già migliaia di cittadini che da stamattina alle 8 si sono presentati e questo ecco vuole essere un momento per far sentire la vicinanza dell'istituzione sul territorio. Tutto questo è stato possibile realizzarlo con il coordinamento del Comune di Napoli, ma in sinergia con le ASL 1, 2 e 3, con la Federico II, con tutti gli ordini delle professioni sanitarie e le tante associazioni sanitarie che gravitano all'interno del mondo della salute. È un modo ecco, per venire anche incontro ai cittadini che in questo momento stanno soffrendo di povertà sanitaria ed è un'opportunità per fare prevenzione e nello stesso tempo di fare screening e soprattutto diciamo, anche attività divulgativa e conoscenza di tutti i servizi che questa meravigliosa città, nonostante in alcuni casi venga deprecata, offre delle eccellenze. Lo scorso fine settimana in piazza Plebiscito sono state erogate 50.000 prestazioni sanitarie in numerose discipline specialistiche durante il fine settimana delle giornate napoletane della salute, organizzate dal Comune di Napoli con il patrocinio della Regione Campania e la collaborazione di ASL Napoli 1, 2 e 3, 10 dipartimenti dell'Università Federico II, le aziende ospedalieri De Colli, Cardarelli, Pascale e Santobono Pausillipon, oltre agli ordini delle professioni sanitarie e alle associazioni del mondo della salute. Abbiamo avuto veramente migliaia di accessi, soltanto la Napoli 1 ha già dato seguito a centinaia di diagnosi di attività diagnostica, mammografie, screening. Noi tutti sabato siamo nelle piazze, nelle strade di Napoli, ma un'occasione dove raggruppa tutte le realtà della sanità dell'area metropolitana di Napoli è una giornata sicuramente interessante da ripetere. Più di 15.000 i cittadini che sabato e domenica hanno affollato il villaggio Salute per Tutti, fra camper e ambulatori per visite ed esami, gazebo e infopoint per l'informazione scientifica, che oltre alle diagnosi hanno fornito consigli utili alla prevenzione, ma anche sulla sicurezza alimentare e su sani stili di vita. Uno spazio specifico è stato dedicato alla donna, al bambino e all'adolescente, al benessere e alla salute mentale in età evolutiva. È stato possibile anche donare il sangue e farsi somministrare vaccini anti-influenzali e anti-Covid, così come ricevere servizi gratuiti per gli animali nell'area veterinaria. Contemporaneamente da Piazza Trieste e Trento è partita anche l'installazione di 15 totem defibrillatori che saranno presenti in tutte le municipalità. Oggi c'è una partecipazione di massa in Piazza Plebiscito, migliaia di persone che si sono presentate proprio nella prima mattinata, perché questa proposta di avere screening gratuiti per tutti in un momento in cui ci sono anche difficoltà economiche, c'è la necessità di portare la sanità e la prevenzione vicino alle persone, è un segno di quanto il lavoro che va fatto sul territorio, che va fatto insieme ai cittadini sia importante. Un'esperienza che credo alla fine si chiuderà con un bilancio molto positivo che noi ripeteremo, porteremo poi nelle varie municipalità, nei vari quartieri della città, perché bisogna dare una spinta sui temi della prevenzione per troppi mesi, anche in relazione alla pandemia, alle difficoltà sociali che ci sono stati, molti cittadini non hanno fatto prevenzione e questo chiaramente incide su quello che poi la qualità della vita e sulla salute pubblica. C'è qua anche la presenza del console ucraino, questa è anche una manifestazione che ha coinvolto tutti i cittadini ucraini che noi ospitiamo a Napoli, è anche un ulteriore segnale di solidarietà e di vicinanza a questo popolo, che è un popolo amico dell'Europa, amico dell'Italia, amico di Napoli, ne abbiamo fatto tanto fino ad oggi e continueremo a farlo.